stabilito per legge, ovvero che le donne che vogliono, che intendono sottoporsi all'interruzione volontaria di gravidanza, viene fatto ascoltare prima il battito del feto. E hanno chiesto al Ministero di parlare di questo. Ma intanto questo scenario è uno scenario totalmente ricevibile, fuori dalla norma che è oggi vigente e che noi dobbiamo rispettare. C'è una legge, la 194, noi la difenderemo con tutte le energie di cui disponiamo e in ogni caso oggi va rispettata, oggi questa legge è vigente. Se poi qualche forza politica pensa che vada cambiata, dovrà confrontarsi col consenso delle persone. Io credo che gli italiani abbiano già detto la loro in modo molto chiaro in un referendum su questi temi e noi difenderemo con ogni energia la 194 e la sua piena applicazione. Ma pensa che può essere oggetto di un'ispezione magari ministeriale? Ma se ci sono elementi, questo va chiaramente valutato. Io ora non sono al corrente di questa dichiarazione, di questa vicenda più specifica di stamattina, ma quello che senza ombra di dubbio è vero è che la legge 194 è una legge vigente e tutti la devono rispettare a tutti i livelli, su questo non si può transigere. Poi c'è un dibattito politico, nel senso che se ci si presenta alle elezioni e si ha la maggioranza dicendo di cambiarla, e gli cittadini sono sempre democraticamente in grado di scegliere, ma si abbia il coraggio almeno di dire come stanno le cose chiaramente. La mia opinione come candidato, come rappresentante anche di questa lista, è un'opinione di totale difesa e di fermissima difesa rispetto a una legge di civiltà che non può essere messa in discussione. La Fondazione Gimbe ha espresso preoccupazioni sul ritorno a scuola per quanto riguarda invece il tema Covid. Ma il Covid è ancora un tema aperto, non dobbiamo considerare conclusa questa sfida, però grazie soprattutto alla campagna di vaccinazione che ha visto una risposta fortissima da parte degli italiani, oltre il 90%, siamo in condizione di gestire la sfida in maniera del tutto diversa e l'obiettivo sulle scuole è in presenza e in sicurezza, i due termini possono viaggiare insieme. Se lei dovesse essere riconfermato in caso di vittoria del centro-sinistra, Ministro della Salute, il Green Pass lo prenderebbe di nuovo in considerazione per l'inverno? Guardi, il Green Pass è stato utile molto in una determinata stagione. Noi lo abbiamo superato il Green Pass, questo governo l'ha già superato e quindi è del tutto evidente che in questo momento il governo, io sono il Ministro della Salute, non ha ritenuto più utile quella misura che ha avuto invece una grandissima funzione in una fase precedente. Oggi siamo in una fase diversa perché il 90% delle persone si è vaccinata. Non dobbiamo però guardare con gli occhi di oggi le misure scelte un anno fa o due anni fa. Noi abbiamo sempre ponderato le misure sulla base del quadro epidemiologico e anche dell'andamento della campagna di vaccinazione. E se oggi ci possiamo consentire una situazione del tutto diversa dal passato è proprio grazie alle scelte che abbiamo fatto. Pensa che se...